Benvenuti alla 41esima puntata di Pillola da Montecitorio. Parliamo della settimana che va da lunedì 3 febbraio a venerdì 7 febbraio. Lunedì è proseguita la discussione generale sul decreto legge che riguarda le misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti, cioè lo svuota carceri, per essere chiari. E nel corso della seduta, dopo il termine della discussione generale, il governo ha posto la questione di fiducia che è stata votata nella mattinata di martedì. Nella serata di martedì, chiedo scusa, e poi mercoledì c'è stato il seguito con gli ordini del giorno, la discussione sugli ordini del giorno, sempre del decreto svuota carceri. Poi alle 3 c'è stato, come di consueto, il question time. Nella serata vi è stata la discussione generale delle proposte di legge sulle disposizioni in materia di pensioni superiori a 10 volte l'integrazione al trattamento minimo INPS. Giovedì è proseguita con l'approvazione la dichiarazione di voto in diretta televisiva del decreto svuota carceri. Si è poi passata a votare due pregiudiziali. Le prime pregiudiziali sul decreto legge che reca disposizioni urgenti in materia di capitali detenuti all'estero, nonché di altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva, e l'altra pregiudiziale sono state presentate invece in quello che viene chiamato, il decreto legge viene chiamato mille proroghe. Serata si è passati alla discussione generale del disegno di legge che reca interventi urgenti di avvio del cosiddetto piano Destinazione Italia, decreto che dopo una mattinata molto complicata di venerdì ha iniziato la sua fase di esame con la votazione di numerosi emendamenti che poi sono da completare nella giornata di lunedì prossimo. Nel pomeriggio, e poi da martedì pomeriggio soprattutto ci sarà l'inizio della discussione sulla legge elettorale, che andrà avanti presumibilmente per tutta la settimana, ma di questo ovviamente vi darò informazione nella prossima puntata di Pillole da Montecitorio. Per ora è tutto e vi auguro una buona fine settimana.